Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo la sessione pomeridiana del convegno Le vie della cultura qui a Siena e si apre oggi una sessione più dedicata alle questioni europee e quindi con una prospettiva di ampliare il dibattito sulle tematiche che si stanno oggigiorno sviluppando sui tavoli di Bruxelles e comincio subito nel ricordare che il progetto della Francigena è prima di tutto un progetto europeo, un progetto del Consiglio d'Europa. L'itinerario culturale della Via Francigena è uno dei 29 itinerari culturali che hanno ricevuto il label da parte del Consiglio d'Europa, un programma che nasce con ben circa 24 anni fa con il primo riconoscimento di un label europeo ad un itinerario culturale proprio di pellegrinaggio molto noto e molto conosciuto a tutti, che è quello di Santiago di Compostela. L'itinerario della Francigena, abbiamo visto in questi due giorni, è un itinerario molto promettente. Sono veramente molto contento e ho seguito con molto interesse i vari interventi in questi due giorni di convegno dedicati alla Francigena. Devo dire, si può veramente vedere che nella provincia di Siena e su questo territorio in modo particolare si sta facendo un lavoro di sintesi, un lavoro di infrastrutturazione del percorso, un lavoro di approfondimento culturale molto importante, molto molto importante, e direi che sicuramente siamo in questo ambito, qui siamo in un territorio, il fiore all'occhiello di tutto il progetto della Via Francigena, quindi bisogna in effetti partire da Siena come modello per poterlo poi riprodurre sia sul territorio nazionale che sul territorio europeo. L'obiettivo del dibattito di oggi, della sessione di oggi, è quello di presentarvi, di inserire intanto questo percorso nel contesto internazionale, perché non si può precluderlo da quello che è il suo obiettivo, cioè quello di essere un itinerario europeo fondamentalmente, quindi un percorso fondamentalmente di dialogo che mette in comunicazione, una sorta di greenway europea che mette in comunicazione prevalentemente quattro paesi europei, ma che poi si espande a raggiera in tutta l'Europa, interconnettendosi con tutta una serie di altri itinerari, tra cui appunto anche quello di Santiago, ma altri ancora lungo gli itinerari di pellegrinaggio. Quindi è una vera e propria rete europea che si tratta di mettere in atto e di strutturare. Devo dire anche che la Regione Toscana, oltre che la provincia di Siena, sta facendo un lavoro egregio. Anche sotto questo punto di vista la Regione Toscana è sicuramente un emblema per quanto ci riguarda sul piano dell'organizzazione, dell'investimento, dell'entusiasmo anche che mette sul tema degli itinerari, e abbiamo visto poco fa anche le risorse che mette a disposizione di questo itinerario. La Regione Toscana è molto attiva sul tema del turismo sostenibile con la rete Next Tour e quindi ecco, è importante che da questi incontri, questi tipi di dibattiti come quello di oggi, nascano proprio delle prospettive importanti per lavorare bene insieme per il futuro. E la mia intenzione di oggi è quella di presentarvi tutti gli strumenti che il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea stanno mettendo in atto proprio per permettere agli itinerari di infrastrutturarsi e svilupparsi. Inizierei a presentarvi brevemente prima di dare la parola ai relatori con questa slides, che è un evento che si è recentemente tenuto a Bruxelles, ospiti dell'onorevole Silvia Costa e dell'onorevole Deborah Serracchiani, che purtroppo Silvia Costa non potrà essere presente oggi, sostituita da Cristina Loglio, sua consigliere culturale. La ringraziamo di essere presente. Volevo fin da subito ringraziare Silvia Costa pubblicamente per l'enorme e l'incredibile lavoro che sta facendo sul piano politico nel Parlamento europeo ed in Europa per promuovere questo tema importante del turismo sostenibile e degli itinerari culturali, che è un tema molto ampio che tocca itinerari molto diversi tra di loro, ma che devo dire in effetti c'è da parte di Silvia Costa un occhio di riguardo verso la Via Francigena,
anche perché attraversa, c'è un attaccamento anche proprio per i territori che la via Francigena attraversa, e poi tradizionalmente, questo lo dirà meglio la dottoressa Loglio, Silvia Costa si è occupata di via Francigena anche quando era alla regione Lazio. E quindi abbiamo, insieme a Silvia Costa, abbiamo lanciato questa giornata che era un punto di fine di un percorso, il punto di inizio di un nuovo percorso, cioè era la presentazione di uno studio sull'impatto economico degli itinerari. Si è sentito parlare molto in questi giorni di cultura, si è parlato un po' meno della parte turismo e della parte anche sviluppo delle piccole e medie imprese, della parte creativa e innovativa che questi itinerari rappresentano. Quindi vorrei fin da subito incoraggiare una riflessione ampia su questi temi dell'innovazione creativa legata agli itinerari. Ecco Alessandro. Ed è sotto questa prospettiva che abbiamo inteso sviluppare questo studio, proprio per valutare, era per noi importante, noi del Consiglio d'Europa, con i nostri 29 itinerari, dopo 24 anni, ripeto, di esistenza del programma, fare una fotografia chiara, netta, in bianco e nero, di cosa sono oggi gli itinerari e soprattutto cosa possono voler dire per il futuro dell'Europa, sia in termini culturali, sia in termini di valori, di promozione dei valori europei, ma anche in ambito di economia, in ambito di sviluppo economico. Se posso andare alla pagina successiva, c'è il programma. Penso questo. No, devo chiamare il tecnico, scusi. Quindi era la presentazione dello studio sull'impatto degli itinerari culturali, come si vede, e il titolo che abbiamo scelto era formare le nuove generazioni per una capacità, diciamo, di governance e quindi di strutturazione e di gestione degli itinerari culturali. Abbiamo coinvolto, mi interessa farvi vedere, che abbiamo inteso coinvolgere in modo trasversale varie direzioni generali dell'Unione Europea, proprio perché si è aperta con l'Unione Europea una fase di importante dialogo. Abbiamo invitato sicuramente la Direzione Generale per la Cultura, bisogna dire tra l'altro che Silvia Costa è membro della Commissione Cultura, abbiamo invitato certamente la parte inerente al turismo, Deborah Serracchiani, che ospitava anch'essa l'evento, è membro della Commissione Trasporti e il turismo ricade sotto i trasporti nel Parlamento Europeo, c'era l'idea di fare un asse molto forte con un'altra direzione generale dell'Unione Europea, che è quella dei fondi strutturali, la DG Regio, che gestisce tutto il pacchetto dei fondi strutturali. Questo perché riteniamo che i progetti degli itinerari culturali, che sono la cui valenza culturale a questo punto è stata affermata, quindi non è più messa minimamente in discussione, per infrastrutturarsi hanno bisogno di risorse importanti. Abbiamo visto l'impegno della Regione Toscana, 13 milioni di euro per 3 anni, questi sono i tipi di interventi che servono per poter dare veramente un impatto serio, importante, agli itinerari culturali, ragionando non solo sulla Francigena ovviamente, ma su tutti gli itinerari culturali che in passato e in futuro verranno sviluppati. Quindi i fondi strutturali, l'obiettivo è quello di aprire, stiamo aprendo con la Commissione Europea un negoziato importante per introdurre nelle priorità, negli obiettivi dell'Unione Europea, gli itinerari culturali e poter avere una ricaduta attraverso le regioni, attraverso i fondi, che gestiscono i fondi strutturali, una ricaduta diretta per lo sviluppo degli itinerari culturali. Questa presentazione mi serviva anche per presentare il gradito ospite di oggi, appunto abbiamo parlato anche prima, Cristina, la dottoressa Loglio, che ci porta un messaggio importante di Silvia Costa e soprattutto ci può raccontare che cosa sta avvenendo recentemente in ambito europeo, nel Parlamento Europeo, proprio per favorire lo sviluppo degli itinerari culturali, quindi le cedo la parola. Buongiorno a tutti, avete capito che essere qui in nome di un altro è sempre complesso, ma il saluto che vi arriva è davvero serio, perché nasce da anni di impegno, da anni di passione, da parecchi
passi percorsi su quella strada, in una consapevolezza. Penso che chiunque dalla parte della politica si avvicina al tema della Via Francigena deve soprattutto dare prova di discrezione, perché il primo messaggio che ci viene dalla Via Francigena è che questo patrimonio straordinario degli itinerari culturali, in particolare di questo, si è stratificato nei secoli grazie a tutti i passi di quelli che ci sono passati, grazie ai contadini che a destra e a sinistra del terreno tutti i giorni si chiedono che cosa fare o come interferire, offrire ciò che producono, grazie ai villaggi e ai comuni che li ospitano, alle associazioni che promuovono questo. Cioè, veramente è un grande patrimonio collettivo nel quale in fondo il primo protagonista è chi si mette in cammino e la comunità che a questo cammino ha dato ospitalità nei secoli. Quindi prima di tutto lo sforzo da fare è quello di rispettare delle identità e delle storie. Discutevo prima con il dottor Benedetti, che parlerà più tardi, e ho fatto una piccola idea. Spesso però le persone che sono più vicine, pensiamo appunto ai contadini, a questi percorsi nella campagna, sono coloro che più di tutti potrebbero dire: ma sono io che ho risistemato quei sassi, e quel percorso la mia famiglia lo ha percorso forse per generazioni. Ma spesso proprio localmente ci sono anche gli elementi di chiusura maggiore, perché quando la strada è sbarrata, perché quando un terreno è stato privatizzato, ecco, è insieme quel senso di appartenenza molto remoto che può diventare anche il massimo della chiusura o della gelosia. Benedetti, che parlerà dopo, scusate, ti anticipo, mi permetto, diceva: ma io abito in Svizzera, la Via Francigena passa dalla Svizzera, metà del canton del Vaud è protestante, metà è cattolico. Quindi dire la Via Francigena va a Roma. Perché va a Roma? Per vedere i monumenti, no? A Roma perché è la capitale della cristianità, va a Roma sulle tombe di San Pietro e di San Paolo sostanzialmente. Ma questo detto in una terra dove la lotta delle religioni, la lotta all'interno della religione cristiana tra le sue famiglie, specialmente in secoli, è stato un elemento connotativo che ha diviso. Quindi la parola pellegrino diventa ingombrante. E allora un elemento che per qualcuno è assolutamente fondante, ineludibile di questa ragione del camminare, per altri può diventare una ragione di esclusione. Allora, ecco perché dico che in un certo senso è proprio la consapevolezza della complessità che viene chiesto proprio soprattutto alla politica. Chi non sta sul terreno tutti i giorni, ma chi sta nei luoghi dove si possono prendere le decisioni per le politiche e per le risorse, ha più di tutto il compito di essere discreto. Questa parola responsabilità si declina soprattutto in due aspetti: dare priorità, cioè tra le mille cose da fare, tutte necessarie, gli asili, i restauri, l'occupazione, che cosa non è importante, però capire che questo elemento della cultura non è un elemento irrilevante, questo elemento, diciamo, della Via Francigena, poi lo svilupperemo. E la seconda grande responsabilità è quella di collegare le risorse e la responsabilità là dove sono. Allora, chi ha maggiori responsabilità oggi? Soprattutto penso siano, per un verso, l'Europa e le regioni, e le connetto perché sapete che, insomma, di fatto sono azioni estremamente collegate, quelle dell'Unione Europea e quelle delle regioni. Gli stati, per quello che sono in grado di fare, e le grandi, chiamiamole le fondazioni bancarie, cioè i luoghi dove una comunità esprime anche una forza economica che in qualche momento è più debole, come quest'anno, ma insomma rimane l'ossatura di un territorio. Quindi ciò che i piccoli messaggi che vi porto e che sono il frutto del lavoro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, costantemente aizzata da chi in queste cose crede, ed era veramente l'onorevole Costa, non ho bisogno di dirlo perché molti di voi insomma sanno che non è una passione di poco conto. Allora, quali sono le azioni in corso e quali sono? Il 28 giugno, come ci ricordava ora Alessandro, a Bruxelles c'è stato un incontro nel quale
era presente un ottimo parterre. Allora, chi c'era? Il Consiglio d'Europa, che è il proprietario in qualche modo del marchio degli itinerari culturali, ne è il promotore da 24 anni, quindi non stiamo... C'era la Commissione Europea, il commissario Tajani, che è commissario al turismo, e c'erano, come si è ricordato, tre direzioni generali. Non a caso. Allora, Commissione Generale Cultura, la Commissione Generale Turismo, la Commissione Generale su, diciamo, le imprese, industria e impresa si chiama. È sempre più chiaro a tutti che nel tema degli itinerari culturali, e in particolare in quello della Via Francigena, c'è un intreccio di motivazioni, che è ancora più largo di questo. Raccoglie gli elementi ambientali, quelli urbanistici, quelli dell'agricoltura, elemento sempre più importante nel determinare il segno anche di questi passaggi, e ci sono varie sensibilità da attivare. Allora, da parte del turismo c'è ormai il riconoscimento che l'Europa, questo è un aspetto forse non sapete, l'Europa è la prima destinazione turistica del mondo. Quindi l'Europa raccoglie un numero di turisti maggiore di ogni altro continente europeo. E la ragione per cui i turisti vengono in Europa, oppure gli europei si muovono all'interno dell'Europa stessa, è la prima ragione, è il turismo culturale. Perché la forza delle nostre città, la loro bellezza, la loro storia, attira moltissimo, più di altri elementi, di Disneyland o di altre ragioni di intrattenimento. Sono pure elementi forti questi, anche, non so, l'andare a vedere i pesci a Sharm el Sheikh è interessante, però l'Europa è più forte perché l'attrazione culturale c'è. Finalmente il turismo ha cominciato a pensare al turismo culturale come uno degli asset più forti, più propositivi, naturalmente declinandolo. Che cosa vuol dire turismo culturale? Vuol dire trovare una forma di valorizzazione del territorio, di semplicità di approccio, di offerta di alloggio, insomma tutte quelle cose che avete ampiamente discusso nei giorni precedenti. L'altra direzione generale è quella dell'economia, perché intorno alla Via Francigena ci sono piccole storie che però diventano appunto luoghi di ospitalità, prodotti tipici da proporre, tecnologie, restauri che muovono anche quelli, economia, soggiorno un po' più prolungato, voglia di capire, in uno stile di turismo lento, di turismo meditato, di turismo che entra dai piedi, che chiede il tempo della metabolizzazione in qualche modo. Tutte queste cose sono degli asset economici forti di cui anche la Direzione Generale Industria e Impresa comincia a rendersi conto sempre di più. E da parte della Commissione Cultura, la terza gamba di questo tavolo, si fa largo, e lo vedete anche voi perché è un continuo, anche i giornali cominciano veramente a considerare la cultura come nella forza della sua libertà, come dire, svincolata dai perché, ma nello stesso tempo elemento forte di carattere economico. Sempre più si parla di industrie creative e culturali, cioè di una componente che unisce l'aspetto della programmazione, quello della capacità di fare un business plan, quello di cogliere gli elementi di ricaduta occupazionale ed economica. Ecco, tutto, sempre più la cultura che per secoli ha detto denaro, lontano da noi, non ci interessa. Ecco, scende a patti perché capisce anche maggiormente la sua forza. Ora, questi percorsi sono percorsi destinati ad intrecciarsi. Se la politica è in grado di spingere con forza dicendo voi dovete collegarvi, è quello che sta accadendo. La notizia che vi porto è questa. Allora, l'incontro di questo che abbiamo visto ora, del 28 giugno, presentava uno studio sull'impatto degli itinerari culturali europei nell'economia, in sostanza. Quindi era già ricco di contenuti sul piano di questo intreccio, di questo punto d'incontro. A partire da quello studio è stato indetto una cosiddetta azione preparatoria, cioè una piccola voce di bilancio che autorizza a spendere qualche soldo perché questi argomenti siano meglio studiati. Questo bando, che è stato incluso nel bilancio precedente, vede la Via Francigena
presentatrice di una domanda che è stata presentata qualche settimana fa. Tutti incrociamo le dita augurandoci che questo strumento preparatorio, che è stato peraltro attivato da un altro emendamento di Silvia Costa, la veda vincitrice. Tocchiamo legno, ferro, qualunque cosa porti fortuna, ma insomma dobbiamo portare a casa un po' di soldi. Senza un po' di denaro le nostre intenzioni rimangono ovviamente del tutto... Quindi c'è uno strumento, c'è una candidatura, auguriamoci che questa candidatura sia così forte da consentirci di continuare a fare queste cose. Ma già si prepara il bilancio nuovo e la notizia è che allora ieri nella riunione della commissione, che la Commissione Cultura ha tenuto a Bruxelles, di nuovo per iniziativa di due parlamentari, una è Silvia Costa e l'altra è la collega greca che si chiama Palliadeli, nuovamente nel bilancio del 2012 è stato iscritto un'altra prosecuzione di azione preparatoria se questa proposizione, che ora ha avuto il voto favorevole della Commissione Cultura, sarà approvata, supererà anche il vaglio della Commissione Budget, questa possibilità di continuare a dedicare un po' di soldi europei per tenere il piede nella porta, perché sono anni di tragica mancanza di soldi, ma se almeno rimaniamo vivi come nome e come continuità di lavoro, abbiamo la speranza di ripresentarci alla ripresa con più forza. L'altra notizia che vi devo portare è che voi sapete che l'Europa non funziona come l'Italia, cioè in Europa è la Commissione che fa le proposte, come se fosse il governo qui, insomma, cioè non è il Parlamento al centro, là al centro è la Commissione, quindi la Commissione lancia delle idee che però poi il Parlamento deve approvare, emendare, votare, finanziare, eccetera. Quindi nel momento propositivo la commissaria alla cultura, che è la signora Vassiliou, è riuscita, e questo è un aspetto molto importante, in questi anni la cui durezza insomma non ha bisogno di essere richiamata ulteriormente, a sostenere che la cultura è un elemento che fa ripartire anche l'occupazione, anche l'economia, e quindi per i 7 anni, perché l'Europa ha questa saggezza di fare dei programmi di lungo periodo, dal 2014 al 2020, che però vanno in discussione praticamente tra pochi mesi, la cultura abbia degli incentivi, non dei tagli, ma degli incentivi, a differenza di molti altri settori. È vero che è sempre una quota piccola del bilancio totale europeo, ma non è una quota destinata a crescere, ma piuttosto, se le cose andranno come si spera, ad aumentare, affermando così questa chiave. Ne esce allora questo impegno, un impegno alla responsabilità che più in alto si va, e l'Europa relativamente a questo argomento è l'istanza più alta, che ci sia molta discrezione e nello stesso tempo una fortissima spinta alla collegialità, mettendo insieme e andando a cercare le risorse laddove un pochino ci sono. Siccome la cultura ne ha pochissime, speriamo di trovarne di più nel campo del turismo, nel campo dell'impresa e anche nel campo dell'agricoltura, che è, come dire, di tutto il campo europeo forse quello che ha maggiore storia e tradizione. Come avete capito, tutte queste cose non avvengono per caso, bisogna vigilare con 4 occhi, perché ogni momento, ogni passaggio è l'occasione per cui un emendamento distrugga quello che è stato fatto in precedenza, perché altre priorità si pongano. E un altro aspetto che vi devo dire è che il modo migliore per difendere la Francigena è difendere gli itinerari culturali. Anche bisogna avere la forza, più in alto si è, di vedere il quadro. Questo vedere il quadro tutto insieme non significa per nulla depotenziare il livello addirittura del camminatore singolo, ma soprattutto naturalmente dei comuni, delle province, ma anzi dare loro una prospettiva, una tendenza. Questo è lo sforzo nel quale, nel mio umile ruolo di consigliere, cerco di avvicinare e di sostenere il lavoro del Parlamento. Col saluto quindi dell'onorevole Costa, vi saluto anch'io e vi dico che ci siamo col cuore, ci siamo con gli scarponi, anzi sappiate che il giorno 30 settembre e 1 ottobre l'onorevole Costa, insomma, come ha fatto anche l'anno scorso, ha invitato i suoi colleghi a camminare questa volta sulla Francigena nella parte laziale, un giorno nella provincia di Viterbo e un giorno a Roma, con tutte le difficoltà che Roma comporta, come si entra in città e anche come se ne esce per andare nella Francigena sud, quindi per spostarci verso Gerusalemme. Allora siete invitati a questo, credo che sia non soltanto un gesto di buona vicinanza, ma un gesto di intelligenza, quello di frequentare gli altri pezzi della Francigena, perché il nostro pezzo senese,
così ricco di forza e di continuità e di passione nel, nel sapere in questi bilanci difficili mantenere con caparbietà. Ecco, tutto questo deve portarci ad essere più aperti e più consapevoli che se il progetto è grande ne abbiamo ancora più onore e più senso. Grazie della vostra attenzione. Io ringrazio Cristina, la dottoressa, per questo intervento che ribadisce ancora una volta quanto sinergia e simbiosi ci sia in questo progetto tra il Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo. Devo dire che queste azioni, l'analisi fatta è l'analisi dello stato dell'arte delle cose e con messaggi molto positivi. Abbiamo visto il Parlamento votare proprio in questi giorni la Commissione Cultura una nuova azione preparatoria dedicata agli itinerari culturali che speriamo duri 3 anni, questa volta dedicata con una visione aperta anche al patrimonio industriale, che sarà tra l'altro la priorità stabilita dalla Commissione europea per la prossima giornata europea del turismo. Questo ve lo dico per informazione, quindi il 27 settembre, giornata europea del turismo, il patrimonio industriale è messo in priorità, diciamo, dalla Commissione europea. Quindi grazie ancora a, a Cristina Loglio per il suo intervento e a, alla sensibilità di Silvia Costa per il nostro programma degli itinerari culturali, ed è vero che è l'intero progetto su cui occorre lavorare, su cui bisogna costruire l'impegno complessivo ed è una fase per noi veramente cruciale di rilancio di questo programma degli itinerari culturali, mettendo però avanti anche quegli itinerari che sono ovviamente più dinamici, più promettenti e che danno più prospettive di sviluppo, e tra questi c'è sicuramente la Via Francigena. Vorrei anche ringraziare la provincia di Siena, il vicepresidente Pinciani, per tutto l'impegno che sta mettendo. Siamo partiti anche da una passeggiata proprio su queste terre, no? Con Silvia Costa, lo scorso ottobre c'è stata una bellissima passeggiata che ha attraversato, arrivata fino a Montereggioni, 10 km di marcia. È stato un modo per toccare direttamente l'itinerario per noi del Consiglio d'Europa e soprattutto anche per il Parlamento Europeo, perché sono venuti in rappresentanza diversi onorevoli, diversi deputati del Parlamento Europeo.